Oggi prepariamo una versione di ravioli ripieni un po' diversa dal solito. Farina 00, buco al centro, due ovette. Andiamo a sbattere le uova e andiamo piano piano ad inglobare la farina circostante. Ed eccola qua, lo lasciamo riposare e nel frattempo prepariamo il nostro ripieno. Prepariamo il ripieno per i nostri ravioli e zucchine. Innanzitutto puliamo un cipollotto. E lo andiamo a mettere subito nella padella. E poi puliamo, spuntiamo le zucchine e tagliamo a cubettini piccoli. Prepariamo la besciamella. In un pentolino il burro. Quando il burro sarà completamente fuso, andiamo ad aggiungere in un colpo solo la farina. Facciamo tostare un pochettino la farina insieme al burro e iniziamo ad aggiungere poi il latte. Fate cuocere per alcuni minuti dopo il rassodamento della besciamella in modo che si asciughi e diventi più soda. Ma non ci servirà troppo liquida perché andremo già a precuocere i nostri ravioli in acqua bollente. Di sale e una grattatina di noce moscata. E la nostra besciamella è pronta. Teniamola da parte a raffreddare nel frattempo che continuiamo a preparare il nostro ripieno di zucchine. Versiamo di nuovo la nostra purea di zucchine in padella e la facciamo asciugare. Guardate quanto vapore che dà, vuol dire che aveva molta umidità, ma noi dobbiamo levarne il più possibile perché andremo a farcirci poi i nostri ravioli. Andiamo a grattugiare una bella dose di formaggio. Il parmigiano. La maggiorana fresca, cucchiaiata di ricotta, circa 100 grammi, farina sul piano di lavoro, possiamo anche dividerlo a metà per agevolarci un po'. Farina sul piano, iniziamo col mattarello a stenderlo. Ora che abbiamo la sfoglia quasi pronta ed è abbastanza sottile, più o meno giusto, andiamo a preparare i nostri ravioli. Quindi capiamo un attimo come formarli. Possiamo fare così. Ecco qua, i nostri ravioli e le zucchine sono pronti, non ci resta che dargli una sbollentata e poi dopo andremo a disporli in teglia. Tuffiamo velocissimamente i nostri ravioli, basterà giusto un bollo di pochi minuti e poi potremo scolarli. Scoliamo i ravioli. Ok, ora assembliamo la nostra teglia di ravioli e di zucchine, chiamiamola così. Teglia rotonda, quadrata, rettangolare, quella che preferite. La besciamella che abbiamo tenuto da parte e che ormai si è raffreddata. Ne andiamo a disporre due belle cucchiaiate, belle generose sul fondo. Ora iniziamo a disporre a raggiera i nostri ravioli, quindi partiamo così.
Allora che abbiamo disposto tutti i nostri ravioli, non ci resta che cospargere la superficie con la besciamella restante. Siccome i nostri ravioli sono già precotti in acqua, non è necessario che la besciamella sia troppo liquida perché non dovrà inumidire la pasta dei ravioli, ma dovrà solamente gratinarla. Quindi andiamo a cavare una gratatina di parmigiano sulla superficie, che farà quella bella crosticina dorata che ci piace tanto. Bella pioggia di parmigiano e ora via in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti. È il tempo giusto che si formi la crosticina sopra e andiamo subito ad assaggiarli. Ed eccola qua, super pronta, e adesso andiamo ad assaggiarla.